Quando ci metti il cuore si vede, e questo fa tutta la differenza del mondo. Ed è solo mettendoci cuore e passione che si raggiungono traguardi prestigiosi come quello dei 75 anni di storia, tagliato domenica scorsa dal Centro Sportivo Italiano di Fano, realtà che dal secondo dopoguerra ha fatto giocare e divertire intere generazioni, coniugando all'attività sportiva la trasmissione di valori e sani principi che poi alla fine valgono molto di più di qualsiasi vittoria. E attorno al comitato provinciale, qualifica che il CSI Fano ha dal 1995, domenica si sono strette tantissime realtà del territorio con cui l'ente ha saputo fare rete, che si sono ritrovate prima in piazza 20 settembre per far giocare i bambini nel villaggio dello sport e poi al Palagei di Marina dei Cesari per un pranzo a Marcord in cui tra aneddoti, foto e video si sono ripercorsi 75 anni di emozioni. Sicuramente è stata una giornata intensa, sia a partire da me proprio con me, con l'emozione di sapere che stamattina mi svegliavo e realizzavo 75 anni di storia del mio comitato che rappresento. Devo dire grazie veramente a tutte le autorità e a tutte le persone che oggi sono venute qui al Palagei e sono venute anche in piazza e sono venute anche a San Paterniano. Nonostante il maltempo del mattino che ha inevitabilmente limitato le presenze in piazza, la festa si è comunque svolta regolarmente tra partite di calcio, basket, baseball, tennis e prove di ginnastica e atletica. Tutti sport che hanno fortemente contribuito a far stabilire all'ente il record di tesserati che quest'anno ha superato quota 11.300 in rappresentanza di 121 società affiliate. Numeri importanti riconosciuti anche dal CSI nazionale, per la prima volta presente a Fano nelle persone del consulente ecclesiastico Don Alessio Albertini, che ha celebrato la Santa Messa alla Basilica di San Paterniano, e dal presidente Vittorio Bosio. L'augurio è che continui a lavorare con questo spirito, che continui a crescere come è cresciuto in questi anni, perché credo che il lavoro che è stato fatto, soprattutto negli ultimi anni, sia un gran bel lavoro. Lo dimostra quello che stiamo vedendo stamattina, ma lo dimostrano i dati. Vuol dire che c'è un comitato attivo che si dedica al territorio e che dà delle possibilità, delle opportunità al territorio che vediamo anche questa mattina qui. Commoventi e ricchi di significato sono stati poi gli interventi degli ex presidenti CSI presenti, da Gastone Mazzanti ad Elisabetta Montesi, passando per Francesco Iacucci e Giorgio Roberti, che ha parlato per conto del Babbo Gustavo, primo storico presidente dal 1944, anno in cui il CSI iniziò anche a Fano la sua avventura, destinata a durare e che presto potrebbe riservare delle sorprese. Noi vogliamo sicuramente rafforzare ciò che stiamo costruendo, non a caso stiamo rafforzando i rapporti con le parrocchie, creeremo un evento ad hoc per il prossimo anno ad aprile con tutte le parrocchie che si chiama Mettiamoci in Rete, dove vogliamo ricreare appunto tutta questa attività che avevamo tanti anni fa con le parrocchie. Spazio ora al campo, con l'avvio dei campionati di volley, calcio a 8, calcio a 5, beach volley e beach tennis, manifestazioni in cui chi gioca e chi organizza ci mette il cuore, e questo fa tutta la differenza del mondo. Fatemi un applauso, bellissimo.